Brescia è una città di immigrazione da oltre 30 anni e ospitiamo immigrati che provengono da oltre 150 nazioni. Abbiamo 38.000 immigrati regolarmente residenti e alcune migliaia di nuovi cittadini, cioè coloro che hanno già avuto la cittadinanza italiana, su 200.000 abitanti, la percentuale più alta dell'intera Italia. E tuttavia in questi 30 anni siamo passati da una fase emergenziale a una fase di integrazione e di inclusione. È stato un lavoro molto complesso, molto difficile, ma grazie alla collaborazione con il mondo del volontariato e con molti operatori che hanno acquisito professionalità, ce l'abbiamo fatta. Il progetto Sportelli in Rete prevede che i referenti dell'Ufficio Migrazione e Inclusione del Comune si incontrino con i delegati degli sportelli territoriali, patronati e associazioni, per discutere sulle ultime novità burocratiche e normative e confrontarsi sui casi più difficili intercettati dai loro uffici, per capire come dialogare con la questura o la prefettura e avanzare proposte concrete su come affrontare una realtà in continua trasformazione. Sportelli in Rete è uno strumento di cui il Comune si è dotato a partire dal 2008 per coinvolgere e sostenere economicamente attraverso un bando tutti gli enti accreditati presso il Ministero dell'Interno che offrono servizi gratuiti di informazione, orientamento e consulenza ai migranti, nell'ambito della modulistica necessaria per ottenere i permessi di soggiorno in Italia. La CGL è uno dei 6 enti, patronati o associazioni, che aderisce alla rete degli sportelli accreditati dal Comune. Gli altri aderenti sono gli uffici per stranieri di ACLI, CISL, Movimento Cristiano Lavoratori, UIL e il Centro Migranti. Pur nella loro specificità, ognuno di questi sportelli, attraverso il tavolo di coordinamento, fornisce le medesime informazioni e servizi gratuiti agli utenti beneficiari. Vicino alla stazione dei treni si trovano gli uffici di ADL Zavidovici. L'associazione ha mantenuto negli anni il suo spirito solidale, diventando un punto di riferimento per progetti di accoglienza e di aiuto per richiedenti asilo e rifugiati politici in città. Sappiamo molto bene che in questo momento essere un comune che decide di accogliere persone rifugiate e richiedenti asilo è, diciamo, un movimento di coraggio che gli enti locali fanno, e quindi è fondamentale affiancare gli enti locali nel guidare la popolazione locale a capire quali sono, chi sono, a conoscere le persone che arrivano sui territori, ma anche a valorizzare il territorio come potenziale luogo di accoglienza, spesso anche inaspettata.